La Gazzetta dello Sport apre con il mercato del Milan, regali per Fonseca, il Milan ha deciso, compra. Frendrup e Berardi, ecco i colpi per offrire più soluzioni al tecnico. E occhio a Dorgu come vice tio. Taglio alto per la sfida di mercato tra Juventus ed Inter, ta sfida Juve-Inter, il gigante tedesco apre il derby d'Italia. La prima pagina del Corriere dello Sport apre con l'intervista dell'allenatore della Roma, Ivan Juric, precario? Mai stato meglio, Juric esclusivo. Aspettando l'Inter, riempie la Roma col suo entusiasmo. Taglio basso per Juventus, Lazio e Napoli, Mbangula è la carta di Thiago. Guendouzi spaventa la Lazio, il Napoli fra i 10 top club del mondo. La prima pagina di Tutto Sport apre con il nuovo obiettivo di mercato della Juventus. La Juve punta Ortiz, non c'è solo Ismaili nella lista dei possibili sostituti di Bremer. Taglio laterale dedicato al Torino, privo del suo capitano Duván Zapata, senza Zapata sarà un toro di capitani. Corriere della Sera. Manovra, intesa sulle banche, l'apertura del quotidiano è dedicata al via libera del CDM alle misure per 30 miliardi con Meloni che rassicura, non ci saranno nuove tasse. Spazio in prima pagina anche per l'intervista alla leader del PDL, Schlein, che attacca la Premier, Giorgia forte solo con i deboli. Ora riconosca la Palestina. I ragazzi nell'era del rancore. Questo invece è il titolo dell'editoriale di Walter Veltroni, che analizza con preoccupazione i fatti di cronaca delle ultime settimane che coinvolgono ragazzi under 20. Manchester United, Ferguson lascia ruolo di ambasciatore club. Sir Alex Ferguson lascerà il suo ruolo di ambasciatore del Manchester United alla fine della stagione. Fonti del club hanno confermato alla BBC che Ferguson, l'allenatore di maggior successo nella storia dello United grazie ai suoi 13 titoli di Premier League. Due Champions League, 5 FA Cup e 4 Coppe di Lega, sarà sempre il benvenuto all'Old Trafford, e la decisione è stata presa amichevolmente in seguito a una conversazione diretta tra l'ex manager scozzese e il comproprietario Sir Jim Ratcliffe la scorsa settimana. Ferguson ha ricevuto una somma multimilionaria dallo United dal suo ritiro da allenatore nel 2013. Da quel momento l'82enne tecnico scozzese ha svolto il ruolo di ambasciatore globale e direttore del club. È stato un habitué delle partite e mantiene un posto nel box dei direttori. Veseli torna in pista. L'ex difensore dell'Empoli firma con i campioni di Albania in carica. I campioni di Albania in carica mettono a segno un vero e proprio colpaccio. Come annunciato sui canali ufficiali, Legnatia ha ingaggiato Frederik Stjepan Veseli, il 31enne difensore era svincolato dopo la retrocessione con il Karagümrük e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026. Veseli, nato in Svizzera e cresciuto nel settore giovanile del Manchester United, ha militato a lungo anche in Italia, ha vestito le maglie di Empoli, Salernitana e Benevento. Mbappé passa all'attacco dopo l'accusa di stupro, denuncerà la stampa svedese per calunnia. Kylian Mbappé andrà fino in fondo. All'indomani delle accuse della stampa svedese, che ha indicato nell'attaccante del Real Madrid la persona denunciata per stupro e violenza sessuale da una donna a Stoccolma, il legale ha parlato a TF1. Marie-Alix Kanu-Barnard ha confermato che presenterà rapidamente una denuncia per diffamazione, in modo da tutelare gli interessi e la reputazione del suo cliente, coinvolto in questa vicenda nonostante non abbia in realtà ricevuto nessuna denuncia. Dopo aver ricordato più volte che Mbappé è assolutamente estraneo ai fatti, ha dichiarato: Kylian Mbappé ha preferito andare ad allenarsi e ci ha chiesto di non lasciare le cose come stanno, perché è impossibile lasciarsi calunniare e diffamare in questo modo. Per questo presenteremo una denuncia per calunnia.
La Bill conferma. Accordo già trovato, sarà Thomas Tuchel il nuovo CT dell'Inghilterra. Ormai non sembrano esserci più dubbi. Sarà Thomas Tuchel il prossimo commissario tecnico della nazionale inglese. Il 51enne ha raggiunto un accordo con la FA e prenderà il posto di Lee Carsley, nominato CT ad interim nelle ultime 4 partite disputate dai Three Lions, dopo l'addio di Gareth Southgate, scottato dalla seconda sconfitta consecutiva in una finale dell'Europeo. La nomina di Tuchel, ex manager di Chelsea, PSG, Bayern Monaco e Borussia Dortmund, dovrebbe essere annunciata presto. Il tedesco dovrebbe entrare ufficialmente in carica solo nel 2025. A riportarlo è Sport Bill. Mourinho non demorde. Ignorato al Barcellona, vuole Ansu Fati al Fenerbahçe a gennaio. Era destinato a diventare il nuovo Messi, ma nel tempo tra infortuni e difficoltà Ansu Fati si è un po' smarrito. Eppure c'è chi ricorda bene le sue qualità sopraffine e quello è proprio José Mourinho. L'interesse dello Special One per l'ala sinistra del Barcellona infatti non è nuovo, informa il quotidiano AS. Un ritorno di fiamma. Le avance dall'allenatore portoghese sono arrivate. L'ex tecnico della Roma ha provato in tutti i modi a convincere Ansu Fati a firmare con il Fenerbahçe la scorsa estate, senza tuttavia riuscire a convincerlo. Eppure, secondo quanto rivelato dal medium spagnolo, il club turco adesso sarebbe più fiducioso e vedrebbe molte più chance per strappare il sì del 21enne spagnolo. Via dalla El Nassr, Tel riassapora il Brasile, immaginavo sarebbe stata una conseguenza. El Arabia Saudita e El Al Nassr gli stavano stretti, così Alex Tel ha deciso di fare ritorno in patria e giocare con il Botafogo. Come per magia le porte del Brasile si sono riaperte e il terzino sinistro è stato convocato dal tecnico Dorival Junior per le qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026 di ottobre. Immaginavo che sarebbe stata una conseguenza del mio lavoro, ha esordito nell'intervista a CBF TV, del fatto di aver avuto una buona carriera qui e di sapere che avrei potuto giocare di nuovo ad alto livello, senza dimostrare nulla a nessuno, ma per dimostrare a me stesso che potevo tornare in nazionale. Quindi sono felice e molto grato per la fiducia che mi è stata nuovamente concessa. Caso stupro. Mendy aspetta ancora 11,5 milioni dal City. Chiesti soldi ai compagni di squadra. La svolta e la causa col City. Nel 2023, Mendy è stato assolto da tutte le accuse di stupro. Peccato che non abbia mai avuto indietro i soldi degli stipendi, 11,5 milioni di sterline, trattenuti dal Manchester City e per questa ragione ha intentato una causa ancora in pieno svolgimento. Credo sia giusto che mi vengano pagati i salari che avrei guadagnato, ma che sono stati trattenuti perché sono stato accusato ingiustamente di reati che non ho commesso, le parole riprese da The Telegraph. Tutt'altro pensiero invece manifestato dal club inglese. Chi avrà ragione in questo caso è ancora un punto interrogativo.